Ciao, vuoi sedurre? Fai come il bravo contadino. Cosa vuol dire fare come il bravo contadino? Eh beh, per la seduzione è un'arte, come il contadino, diciamo, all'arte della semina. Quando è che semina il contadino? Non semina oggi perché non sa che fare, aspetta la stagione giusta. E così nella seduzione, non è che tu devi subito partire a sprombattuto qualunque senza aver valutato la situazione, devi prima cogliere i segni dei tempi. Mentre il contadino coglie i segni dei tempi atmosferici, tu devi cogliere i segni dei tempi emotivi, avere dei gradimenti emotivi prima di fare dell'avanzo, di dare, diciamo, emettere dei segnali di avvicinamento verso una persona. E poi il bravo contadino cosa fa? Non è che semina subito, tanto così, nel terreno magari arido, no, prima zappa il terreno, lo ara, lo concima, lo innaffia, insomma, prepara il terreno. Allo stesso modo tu devi preparare il terreno emotivo, far emergere la parte emotiva, far sì che la parte emotiva di quella persona venga fuori. E quindi devi, per far venire fuori la parte emotiva, dare emozioni, perché altrimenti la parte emotiva non si schioda di un millimetro. Se tu non sei in grado di dare emotività, se tu non sei in grado di stimolare emozioni, la parte emotiva non si attiva. Per attivarla devi dargli emozioni. E quindi questa è la cosa fondamentale per riuscire a seminare nel terreno fertile. Quindi devi, mentre il contadino deve tirare fuori la terra grassa, le zolle fertili, tu devi far emergere la parte emotiva, somministrando emozione. Poi cosa fa il bravo contadino una volta che ha seminato? Aspetta, innaffia, concima, ma aspetta. Perché se innaffiasse troppo, se concimasse troppo, o se andasse ogni tanto a controllare se il suo seme cresce, il seme o marcirebbe, o verrebbe bruciato dalle sostanze chimiche, dei fertilizzanti, o dalla luce, ma non darebbe i suoi frutti. Allo stesso modo, nel momento che tu hai fatto delle azioni, hai seminato, hai innaffiato tutto, se continui a innaffiare lo fai marcire. Se è una che ti ha detto sì, domani ci vediamo, e tu continui a insistere, oppure la settimana prossima ci vediamo, ogni giorno, allora mi raccomando, ricordati, domani dobbiamo incontrarci perché abbiamo preso l'appuntamento, non dimenticarti, e poi allora domani mi raccomando, e poi ancora allora ci vediamo domani. Questa si scoccia, se pensava di venire non verrà più. Allo stesso modo, come dire, se tu insisti troppo con le persone, cioè ottieni l'effetto contrario. E poi cosa deve fare il bravo contadino? Deve aspettare. Quando hai fatto tutte le cose giuste, bisogna aspettare. Saper aspettare è una cosa fondamentale, è una cosa molto importante. Se tu non sai aspettare, non riuscirai anche qua ad ottenere niente. Quindi impara dal bravo contadino e diventerai un bravo seduttore. Per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!